L'estate non è finita, quindi diamoci sotto ancora un po' coi gelati. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video di riciclo creativo. Sì, oggi vi propongo un altro degli oggetti che ho portato alla trasmissione di Rai 1, quelle brave ragazze, ed è stato l'oggettino che ho regalato alle quattro conduttrici. Loro sono impazzite per questo oggetto, io pensavo non gli piacesse, invece è proprio piaciuto a tutte. Io speravo lo usassero come targhetta da camerino, invece mi hanno detto tutti che se lo portavano a casa perché era troppo bello, e quindi io ero molto orgogliona di tutto ciò. Bene, detto questo, vi faccio vedere cosa faremo insieme. Questa bellissima etichetta, qui l'ho resa un po' più impersonale con la scritta home, ma volendo potete scrivere il vostro nome o non disturbare e metterla dietro la vostra porta. Andiamo di là e vediamo come si fa. Ed eccoci pronti per creare la nostra etichetta fuori porta. Ci occorrerà un acrilico bianco, colla caldo o attaccatutto, 20 bastoncini da gelato. Questi potete comprarli o in un qualunque negozio di belle arti, li vendono a 50 al costo di un euro, oppure potete riciclarli nella maniera tradizionale, cioè dopo aver consumato il gelato raccogliete gli stecchetti, puliteli bene con acqua e sapone, quindi immergeteli per 5 secondi in acqua bollente, tirateli fuori e metteteli ad essiccare al sole e gli stecchetti torneranno nuovi e sterilizzati. Dello spago, due conchigliette, queste sono due telline che vengono proprio da un bel piatto di pasta con le telline, con i frutti di mare che ho mangiato. Tre peletti della scopa, anche questi poi ben lavati e sgrassati con lo sgrassatore. Degli smalti che non usate più, dei colori che si accordino alla vostra composizione, un pennarello permanente per la scritta del colore che si accordi alla vostra composizione, e poi io userò delle rose in cartapesta che abbiamo fatto insieme, il cui video lo trovate dove c'è lei col pallino. Molto semplici da fare, molto economiche e di grande effetto. Vi servirà anche della carta pacchi riciclata, io la prenderò da una busta, da una vecchia busta. Vi occorrerà anche un pennello. Ah, poi ci servirà un po' di carta abrasiva che io sostituirò con questo aggeggino che di solito si usa per eliminare i duroni ai piedi, che schifo, ma io non l'ho mai usato per questo, ma l'ho comprato proprio per usarlo per lavoretti di creatività, per levigare i pezzetti di legno piccoli a mo' di piccola mola, a mo' di piccola fresa. Cominciamo subito, ma voi potete usare la carta abrasiva. Prendo 16 bastoncini e li allineo perfettamente uno accanto all'altro. Con un pochino di colla a caldo prendo un altro bastoncino e metto la colla a caldo lì dove voglio si appiccichi il mio bastoncino. Questo li terrà tutti uniti. Faccio la stessa cosa da questo lato e lasciamo raffreddare così la nostra composizione di bastoncini. Non appena la colla avrà preso, la mia essendo colla a caldo prende immediatamente, faccio la seguente: prendo gli altri due bastoncini che mi sono avanzati, li divido più o meno a metà, quindi li freso e li faccio tutti tondeggianti. Come faccio? Molto semplice, sovrappongo uno già tondo di fabbrica a uno che voglio che diventi tondo, prendo la mia lima o in questo caso il mio aggeggino, e voilà, tutte le stecchette grazie a lui sono belle e pronte, e adesso vado a appiccicarle così lateralmente, parto dal quinto stecchino fino al margine, applico un po' di colla stando molto attenti a non bruciarci e appoggio, girate e pressate bene, perfetto.
a questo punto siamo pronti per dipingere tutto con acrilico bianco. Prendiamo acrilico e pennello. Facciamo ben asciugare il tutto e nel frattempo mi dedico ad altro, e cioè alle mie conchigliette che voglio far diventare una bellissima farfalla. Quindi, come prima cosa, devo trovare un colore che si accordi con le mie rose. Con un pennellino sempre dello smalto rimesto il tutto e ripasso le mie belle conchiglie con lo smalto. Così verranno belle lucide. Prendiamo un pochino di smalto bianco e con un bulino facciamo delle palline per decorare. Lasciamo asciugare le nostre conchigliette e riprendiamo la nostra etichetta. Riprendiamo la nostra etichetta, prendiamo il tagliabalza e cominciamo a comporre. Allora, prima di continuare voglio anche fare un fiocchetto, quindi arrotolo una decina di passaggi di spago, anche 15, attorno alle mie dita, divaricate leggermente, e taglio. Prendo un altro pochino di spago e passo in mezzo. Ok, l'eccesso di spago lo giro attorno al fiocco da una parte e dall'altra, lo incontro poi al centro sul retro e lo chiudo con un bel nodo fitto e lo metto da parte. Deciderò alla fine dove metterlo nella mia composizione. Ora prendiamo la colla a caldo, si affaccia un momento molto molto delicato, e componiamo la nostra etichetta. Allora prendo le rose e le taglio alla base. Ora qui dovete essere molto bravi a non far venir meno l'arrotolamento della rosa, quindi tenetela ben stretta, irroratela di colla a caldo senza bruciarvi e poggiatela dove volete che stia. Attaccata la prima rosellina, fermiamoci un attimo perché dobbiamo creare delle roselline, delle foglioline. Vi ricordate la busta che vi ho fatto vedere all'inizio? Con la busta. Quindi prendiamo le forbici e ritagliamo un cerchietto. Quindi creiamo una spirale e facciamo quindi due di queste spirali. Arrivati a questo punto, con uno stuzzicadenti arrotolate, pressate bene, quindi sporcate di colla la punta, il retro della vostra rosellina. Così, io faccio con colla a caldo ma a voi conviene farlo con della colla normale. Rilasciate, lasciate andare leggermente e fissate ciò che è uscito dal vostro arrotolamento, cioè una piccola rosellina. Facciamo adesso anche delle foglioline. Ok, prendiamo dei ritagli di carta pacco, appallottoliamoli, roviniamo la fibra della carta e ritagliamo la sagoma di una foglia con la forma che più ci piace. Voilà. Per dare maggiore veridicità al tutto, pieghiamola sempre in due
pieghiamo così obliquamente e diamo la piega. Poi apriamo, pieghiamo un po' più in giù sempre obliquamente e diamo la piega. Facciamo una terza piega più giù e abbiamo fatto anche le diramazioni. Visto? Della nostra fogliolina. Con un punto di colla aggiungiamo le foglie alla nostra composizione per arricchirla ulteriormente. E adesso facciamo un'altra composizione anche dall'altra parte. Voilà, molto carina, deliziosa. Occupiamoci del retro adesso. Facciamo un gancetto al centro, questa la chiudo diversamente da quella che ho portato in studio alle brave ragazze. Quindi faccio un nodino al centro, taglio e poi faccio due nodini, uno qui e alla stessa altezza uno qui, metto un punto di colla qui sotto il terzo stecchetto, sotto 1 2 3 il terzo stecchetto e lo affosso bene nella colla a caldo. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ora dobbiamo far poggiare la farfallina. La voglio far poggiare qua, quindi da prima appiccico il lembo della foglia al legnetto e poi su di esso faccio adagiare le ali della mia farfallina. E la oriento, prendo la mia scopa, eccola qui, divido a metà e mentre la colla a caldo non è incandescente ma è ancora calda inserisco al centro, voilà. Dopodiché prendo un altro pezzettino di scopa, un pezzettino non troppo lungo. E sempre quando la colla a caldo non è del tutto asciugata ma tiepida inserisco a simulare il corpicino esile della farfalla. La nostra etichetta è pronta, pronta per essere appesa alle nostre porticine. Possiamo scrivere il nostro nome o quello che vogliamo, oppure lasciarla semplicemente così decorativa e magari qua in mezzo metterci delle foto, quello che volete. Sporco anche un po' i bordini, sempre con lo stesso colore. Questo colore è perfetto, i pentel color brush si prestano, hanno solamente un problema in questa, in questo lavoro, si asciugano molto molto lentamente, quindi dovrete fare proprio asciugare bene la scritta che andrà avanti molto molto lentamente. Dovrete essere pazienti e non passarci con le mani di sopra. Ed ecco qui il progettino dopo la scritta. Ho deciso di scrivere casa. Ora vi lascio alle foto, questa volta davvero, eh? La nostra etichetta, l'avete individuata la farfallina che era una conchiglietta, la carta del pane, la carta crespa magari di un bel mazzo di fiori e poi la brush lettering. Trovate tutti i video relativi dove c'è la Icol Pallino, l'intera playlist. Insomma, un po' di fantasia, un po' di creatività e un po' di tecniche imparate assieme. Del resto qui c'è il keeling, la rosa che abbiamo fatto insieme con la carta crespa, la sciabbatura, la brush lettering, tutte cose che vi ho fatto vedere come si fa
fanno nel corso degli anni qui su Arte per Te. Quindi anche un lavoretto di creatività può essere la summa di tante esperienze acquisite e spero che questa vi piaccia. Se è così, etichettatemi un bel pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook e venitemi a trovare sui miei altri canali, Ombretta e Lui Quello Una K. Ma poi venitemi a trovare anche su Instagram, cercate Arte per Te, è lì che vi aspetta con tutte le sue foto. Bene ragazzi, grazie, grazie anche oggi per essere stati con me, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!